Conosciamo tutti il film L'esorcismo di Emily Rose e di Requiem, gran bei film. Eppure, in queste trasposizioni cinematografiche raccontano di una storia in parte vera. Ma qual è la verità che si cela dietro a queste storie? Scopriamolo insieme. Questi film prendono spunto da una situazione realmente accaduta, che, per quanto sia un caso di esorcismo, ha delle fondamenta molto più spiegabili di quanto si pensi. Questi due film parlano di una ragazza veramente esistita. Questa ragazza si chiamava Annelies Michel, nata nella città di Leibenfing il 21 settembre 1952, in Germania. Esattamente in Baviera, uno degli stati federati tedeschi. Questa ragazza fu ritenuta posseduta e si sottopose a molti riti di esorcismo, ma fu inizialmente tenuta nel reparto psichiatrico dell'ospedale universitario di Würzburg, dove le diagnosticarono una depressione seguita da attacchi di epilessia, e quindi da curare con dei farmaci e medicinali adeguati alla sua situazione clinica. Detto questo, proviamo a documentarci per capire se fu una vera possessione o solo un caso di malattia psicologica. Annelies crebbe in una famiglia cattolica di ceto medio-basso e tradizionalista. Nel 1968 iniziò a soffrire di convulsioni che la tormentarono durante gli anni della scuola superiore. All'inizio si sottopose a visite mediche e le fu diagnosticata una forma di epilessia e le furono prescritti medicinali per curare entrambe le malattie. Tra i primi problemi accusati dalla giovane c'erano paralisi degli arti, un accrescimento del torace e l'impossibilità di parlare. Ma fu tuttavia in grado di riprendere gli studi e conseguire il diploma. E nel settembre 1973 si iscrisse all'Università di Würzburg per diventare insegnante elementare. Quando Annelies aveva solo 4 anni, sua madre partorì una figlia illegittima, morta poi a 8 anni. Probabilmente Annelies si sentiva in dovere di espiare anche le colpe della madre. Dopo i primi attacchi di convulsioni e a seguito di allucinazioni, nelle visite mediche le fu diagnosticata un'epilessia del lobo temporale, che, secondo i medici, le provocava sia le convulsioni che le visioni. E inoltre, assodato e provato dalla medicina, che alcuni farmaci, soprattutto quelli usati nel passato, che agiscono direttamente sul cervello, possono provocare allucinazioni in certi pazienti. Questo è la psicosi che, secondo i medici, affliggeva la ragazza. Furono la spiegazione di ciò che Annelies vedeva e delle sue possessioni. I genitori, dopo aver notato in lei ulteriori peggioramenti, nonostante terapie farmacologiche prescritte da vari medici specialisti, si rivolsero alla chiesa, convinti che la figlia fosse posseduta. In un primo tempo non le venne praticato un rituale di esorcismo e le fu semplicemente chiesto di diventare più devota. Così Annelies si convinse che ciò che le accadeva fosse la colpa dei suoi peccati, oltre ai peccati della madre e di chi gli stavano vicino. Così decise di mettere in atto pratiche di penitenza, come dormire sul pavimento. Venne poi ricoverata in ospedale, dove i continui attacchi che subiva convinsero i medici a somministrarle tranquillanti e sottoporla ad alimentazione forzata. Dopo altri 5 anni, senza miglioramenti, anche se sottoposta a cure mediche, i genitori iniziarono la ricerca di qualche religioso che potesse praticarle un esorcismo. Così la Chiesa Cattolica la riconobbe come posseduta nel settembre 1975 e il vescovo Josef Stangl scelse come esorcisti il parroco Ernest Alt e il padre Arnold Renz. L'esorcismo proseguì per quasi 10 mesi, da settembre 1975 a giugno 1976. Durante questo periodo la donna perse molto peso perché si rifiutava di mangiare e bere. Questo la portò a un indebolimento del suo corpo, martoriato anche dalle lesioni autoinflitte.
Nei momenti di lucidità, Annalise non faceva altro che pregare. Le continue genuflessioni le causarono la rottura di entrambe le ginocchia. Come scrisse Gabriel Amort in una sua pubblicazione, Annalise aveva dichiarato che Gesù e la Madonna le avevano detto che lei soffriva ed espiava colpe per gli altri per salvarli. Ma la mezzanotte del 1 luglio 1976 Annalise morì a soli 24 anni. L'autopsia rilevò come causa della morte fosse causata da malnutrizione e disidratazione. Al momento della morte pesava solo 30 kg. Secondo gli agenti che svolsero le indagini e i medici conclusero che un'alimentazione forzata avrebbe potuto salvarla. I genitori, il parroco e l'altro prete furono indagati per omicidio colposo. Il processo iniziò a marzo 1978 e si concluse con la condanna dei due esorcisti e dei genitori a 6 mesi di reclusione per negligenza e omicidio colposo. Una commissione di vescovi chiese espressamente alla Santa Sede di abolire il rito dell'esorcismo, che fu invece mantenuto e al quale la Chiesa nel 1998 accostò addirittura un nuovo rito. Comunque, prima dell'inizio del processo, i genitori chiesero di resumare il corpo della figlia, perché una lettera che una suora carmelitana mandò ai genitori parlò loro di una visione nella quale il corpo della figlia, a distanza di quasi 2 anni dalla morte, non si era decomposto. Nonostante la salma sia stata riesumata, venne definito decomposto come qualsiasi altro corpo. L'accusa di omicidio colposo, per i quali saranno riconosciuti colpevoli i due preti e i genitori, dissero che se durante l'esorcismo la ragazza avesse continuato la cura e le fosse stata imposta l'alimentazione forzata, si sarebbe salvata. O comunque, in caso di morte, i genitori e i sacerdoti non sarebbero stati accusati di omicidio colposo e negligenza. E così siamo giunti alla fine del video. Io personalmente penso che questa povera ragazza abbia avuto dei seri problemi psicologici dovuti alla malattia, quindi io credo più a una spiegazione scientifica che non a una possessione vera e propria. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, presto ce ne saranno altri di video. Ma nel frattempo puoi vedere altri miei video cliccando sulle miniature. Alla prossima!